Grazie per essere qui, nonostante insomma l'ora tarda e questa campagna elettorale che ci stanno facendo fare con un clima un po' particolare. Freddo, sì, particolare voleva essere. Io sono Alberto Colucci, ho 25 anni e ho fatto questa scelta per un motivo ben preciso, perché sento di dover rappresentare il disagio della mia generazione. Io ho da poco, insomma, vivo il mondo universitario, ho da poco lasciato il mondo scolastico, mi affaccio a quello che è il mondo del lavoro e vedo tanti miei coetanei che sono affranti per quelle che sono le prospettive di lavoro e di vita a medio lungo termine. E maggiormente poi in questi giorni di campagna elettorale, dove stiamo girando i comuni del collegio, mi sto accorgendo che effettivamente il disagio è maggiore di quanto potessi immaginare o di quanto ci vogliono far credere sui giornali o in televisione, dove ci diffondono dei dati ad esempio sull'occupazione che non sono veritieri. Abbiamo una disoccupazione giovanile al 35%, che deve essere uno dei nostri primi punti programmatici. Perché la scelta di Liberi Uguali? Liberi Uguali perché la libertà senza giustizia sociale è una conquista vana. Cioè, non si è liberi, non è libero un uomo che non ha un lavoro, non è libero un uomo che non può mettere davanti ai propri figli un piatto caldo, non è libero un uomo che vive nella disperazione di dover cercare lavoro, di dover vivere un contratto a tempo determinato con scadenza settimanale, mensile o semestrale per i più fortunati. Quindi Liberi Uguali perché per far sì che in questo paese ci sia un effettivo cambio di rotta. Io dico sempre, lo sto dicendo in queste settimane, non sono necessarie grandi promesse, non credete a quello che i vari Berlusconi e Salvini vi stanno dicendo in queste settimane. Pensioni a 1000 euro, abbiamo un debito pubblico che non ci permette nemmeno di uscire di casa per fare la spesa. Io dico sempre, piccoli passi per grandi traguardi, per grandi obiettivi. Cioè, non facciamo, potete scommettere che in queste settimane non avete sentito un candidato di Liberi Uguali fare promesse sensazionali, perché quello che vogliamo fare è mettere in campo un nuovo vecchio modo di fare politica, fatto di morale, di competenza e di organizzazione. E quindi dobbiamo porre fine alla stagione delle promesse, delle false promesse, anche perché l'elettorato non ci crede più. Io lo sto toccando con mano in questi giorni, in queste settimane. L'elettorato è molto deluso, ha perso la speranza che effettivamente qualcosa di nuovo possa accadere e si è rifugiato o nell'astensionismo, che si attesta intorno al 40%, o nel voto di protesta al 5 Stelle. Ma non è questa la soluzione che vogliamo dare al nostro paese, anche perché abbiamo visto nei comuni e nelle città dove il Movimento 5 Stelle ha amministrato quelle che poi sono state le conseguenze. Quindi noi vogliamo mettere in campo stiamo mettendo in campo in queste settimane un'alternativa seria, concreta, un nuovo modo di fare politica, di fare sinistra, che si occupi di pochi punti programmatici ma concreti. Pensiamo alla scuola, pensiamo al lavoro, all'ambiente, alla tutela della salute. Quando diciamo scuola dobbiamo guardare alla scuola a 360 gradi, quindi sia per il mondo dei docenti che ha subito sia quasi 50.000 tagli negli ultimi anni, sia al personale ATA che ha subito medesimi tagli, sia al mondo degli alunni, degli studenti che si sono visti invece coinvolti da questa riforma sull'alternanza scuola-lavoro che non è accettata dagli studenti perché è vista come un'imposizione. Il nostro sistema scolastico è tra i migliori e più invidiati in Europa e nel mondo e quindi va tutelato. Quelle poche cose buone che ancora abbiamo in questo paese dobbiamo tutelarle e non distruggerle, anche perché i nostri laureati, i nostri studenti, terminato il percorso di studi, vengono chiamati dalle altre nazioni, Germania, Inghilterra, proprio perché il nostro sistema universitario o scolastico ci prepara adeguatamente a quello che è poi il mondo del lavoro. Dobbiamo invece impegnarci a dare delle soluzioni
a noi ragazzi che, terminati con sacrifici di studi, dobbiamo affacciarci a quello che è il mercato del lavoro, anche perché in questo paese gli investimenti per la scuola, per l'università si attestano intorno al 4% del prodotto interno lordo, un punto in meno rispetto a quella che invece è la media degli altri paesi europei. Quindi tornare ad investire nel futuro, nell'università, nella ricerca. Il futuro sono le persone, siamo noi che saremo futura classe dirigente, futura classe operaia. Quindi se non investiamo su di noi, sul futuro, su cosa vogliamo investire? E la tutela, poi, dicevo, dell'ambiente e della salute. Cerco di essere sintetico perché, per lasciare la parola agli altri candidati, il nostro territorio ha bisogno di essere rappresentato. Abbiamo visto quelle che sono state le criticità ambientali di del Salento, penso a Xylella, alla vicenda TAP. In questi anni i politici che dovevano rappresentare il Salento, che dovevano avere questa terra nel cuore, non l'hanno rappresentato, non l'hanno difesa a dovere. Quindi abbiamo bisogno che questa terra venga rappresentata, abbiamo bisogno che questa terra abbia delle risposte concrete. Io sono venuto a conoscenza di criticità che in passato non conoscevo, che riguardano il mondo del lavoro. L'altro giorno ho avuto un confronto con i lavoratori della British American Tobacco che sono a casa ormai da anni, hanno ricevuto dalla classe politica false promesse di lavoro, hanno rinunciato alla buona uscita con la speranza di poter trovare un nuovo posto di lavoro col medesimo stipendio, si sono ritrovati con un pugno di mosche in mano, senza stipendio, con una famiglia, senza un lavoro, con la famiglia a carico, e nella disperazione più totale. Se la sinistra non si fa carico di queste problematiche del territorio salentino e del territorio nazionale, non è sinistra. È per questo motivo che il 4 marzo vi chiediamo il vero voto utile per questa campagna elettorale, quello per Liberi Uguali, perché è un voto che ci permetterà di far ripartire questo paese, ci permetterà di far ripartire la sinistra, la vera sinistra, e non quella sbandierata in questi anni. Per questo motivo il 4 dicembre votiamo e aiutateci. Il 4 marzo aiutateci a... Io continuo a ricordare sempre il 4 dicembre. Il 4 dicembre è porta fortuna. Sono entrato troppo nella parte della campagna referendaria. Comunque, il prossimo 4 marzo aiutateci a votare per Liberi Uguali. Basta soltanto una X sul simbolo per permettere a questo paese di ripartire. Grazie.